Riccione ha un prestigioso cittadino in più. Nella cornice della sala del Consiglio Comunale della Perla Verde è stata conferita la cittadinanza onoraria a Giacomo Agostini, 15 volte campione del mondo di motociclismo. A fare da cornice all'evento il modello della MV Augusta Rossa che Agostini pilotava nei leggendari anni 60. Una vita passata a tutta velocità la sua, che spesso si è incrociata con la storia della Perla Verde. Sono molto felice e orgoglioso di questo, infatti ringrazio la sindaca, ringrazio il consiglio comunale, ringrazio tutti i cittadini di Riccione, perché effettivamente Riccione ce l'ho nel cuore, nel senso che ho vinto tanto, venivo sempre volentieri, la gente mi ha sempre voluto bene, quindi ho dei ricordi meravigliosi e sono felice di questo riconoscimento. Tanti circuiti, ma anche tanta strada nella storia di vittorie di Agostini. Beh sì, qualche chilometro l'ho fatto effettivamente, però erano chilometri che facevo con gioia e con piacere, quindi sono stati tanti chilometri di gioia e di soddisfazione. Lei segue ancora tantissimo oggi chi va in moto, i nuovi campioni, ma se dovesse dire una differenza tra i campioni della sua epoca e quelli di oggi, quale sarebbe la differenza più sostanziale? Invece, quali sono le somiglianze che ritrova? Beh, Dio, campioni devi nascere, quindi sono tutti uguali. Il campione di una volta, come di oggi, è sempre un grande campione, ha questo dono di natura, quindi... oggi è cambiato invece, diciamo, c'è molta tecnologia. Una volta la moto era una famiglia, la squadra era una famiglia, le moto non avevano tanta tecnologia, oggi invece c'è tanta tecnologia e quindi direi che hanno tolto un po' di bravura, un po' di meriti ai piloti, ecco. Io effettivamente vorrei che si tornasse un po' indietro, perché effettivamente vincere grazie alla tecnologia o alle gomme o a, insomma, mi fa un po' così. Io preferisco che dare più valore al pilota. Si perde un po' di poesia? Beh, c'è un po' di poesia, le gare sono belle, fuori di dubbi, i piloti sono bravi, però appunto, come ho detto prima, io voglio che la moto non sia un aeroplano come oggi, le ali, gli abbassamenti, insomma dovremmo Un po' di tecnologia ci vuole, però vorrei un po' tornare a fermarla, ecco, tornare un po' indietro. Siamo alla vigilia di un altro fine settimana importante, sarà una tappa importante della MotoGP dove forse ci si gioca ancora tutto, è un campionato questo che ha ancora tanto da dire e da dirci anche. Come la vede? Beh sì, è una bella battaglia, è bello per il pubblico questa rivalità, queste gare molto spettacolari, che fino alla fine non si saprà chi sarà campione del mondo, quindi questo è il bello del nostro sport, che noi dobbiamo dare spettacolo e qui lo spettacolo c'è. Quindi non diciamo chi tifa? Beh, io tifo per il più bravo, io non tifo il nome ma tifo il pilota, cioè tifo chi mi dà la gioia quando vince veramente con forza, con abilità, e quindi io quando il pilota vince una gara e vedo che l'ha vinta veramente con il polso, mi congratulo. Questo territorio ha fatto tanto per essere definito la Motor Valley, l'intera Emilia Romagna, ma diciamo che questa è veramente la terra che ha coltivato tanti campioni. Adesso lei è un riccionese. Sì, una grande gioia, anche vi dirò questo, anche che io sono sposato con una spagnola e vivo a Bergamo. Quando chiedono a mia moglie dove vorrebbe vivere in Italia, dice: vorrei vivere a Riccione. Arriveremo a Riccione, anzi siamo arrivati. Io Giacomo Agostini, viva Riccione. Sindaca, avete deciso, intero consiglio comunale ha votato la scelta di avere un nuovo riccionese, la motivazione di questa cittadinanza onoraria. La motivazione è che Giacomo Agostini è un personaggio dello sport, è famoso a Riccione non solo per le sue imprese sulle nostre piste del lungomare, come avvenivano a volte il circuito cittadino della moto a temporada, ma rappresenta quel legame con la città dovuto appunto alla passione per i motori, ma anche all'impegno e a quei valori, rappresenta quei valori dello sport che noi perseguiamo. Vuol dire sacrificio, vuol dire determinazione, che si legano un po' ai nostri principi di città, e quindi abbiamo ritenuto di conferirgli questo riconoscimento. Thank you.
poco fa mi ha detto che non gli dispiacerebbe venire ad abitare a Riccione, siamo pronti? Direi proprio di sì, pronti ad accoglierlo. La cerimonia è stata introdotta dal ricordo del giornalista Edmo Vandi, protagonista di numerose interviste e premiazioni negli anni della Mototemporada Romagnola, una manifestazione che dal 1959 al 1971 ha acceso la passione per le due ruote, trasformando il lungomare in un circuito cittadino in cui si davano battaglia ai pionieri del motociclismo moderno. Tempi memorabili che hanno fatto da filo conduttore anche all'intervento di Armando Masini del Motoclub Arcione, che ha Agostini come presidente onorario. Ricordi accompagnati da un filmato d'epoca a cura di Secondo Casadei, che attraverso reportage ed immagini del tempo ha riproposto le prime gare di Giacomo Agostini proprio a Riccione. Dalla teoria alla pratica. Sul tracciato del circuito fervono i lavori di allestimento e di rifinitura iniziati 15 giorni prima in vista della gara di domani. Per la sicurezza del pubblico e dei piloti vengono collocate ben 10.000 balle di paglia e un'ininterrotta fila di transenne lunga 4 km. Due opportuni cavalcavia sono stati impiantati onde permettere al pubblico di raggiungere agevolmente e senza pericolo ogni punto del circuito. Noi chiederà una cosa, Agostini. Noi vediamo che lei è nato di Riccione. Ci viene perché lei è particolarmente simpatica alla nostra città oppure per altre ragioni particolari? Beh, per diverse ragioni, perché mi piace l'ambiente, sono amico del presidente, una persona veramente cordiale, simpatica. Quindi sì. Ci sono anche delle ragioni affettive. Beh, insomma sì, un po' tutto, mi piace il circuito, mi piace Riccione, insomma ci vengo veramente volentieri. A parte forse perché ho trovato sempre delle bellissime giornate, quindi. Quindi Riccione è forte per tutti. E spero che quest'anno sia una bella giornata. Però che il circuito di Riccione sia adatto alle sue possibilità. Beh, ci sono quelle due o tre curve da prima che non è che mi favoriscano molto, però insomma in compenso c'è la rotonda, così che spero di. Ad Airwood viene chiesto se la sua partecipazione straordinaria al circuito di Riccione dipenda da una personale simpatia per la nostra città e per il presidente Ronci oppure per altri motivi. Airwood accenna senza esitazioni, ed Agostini lo conferma chiaramente, che il motivo principale si riassume nel movimento di due dita. È arrivato finalmente il grande momento. Un pubblico proveniente da ogni parte d'Italia affolla i dintorni del circuito. La Fiat per l'occasione ha preparato un'esibizione delle sue ultime nate. Ogni auto è ornata di una bandiera rappresentante le varie nazionalità dei concorrenti. Ha inizio quindi la variopinta sfilata che si snoda sul percorso di gara.
Bottini col 2, Vito Brambilla col 44, Milani col 5 e Spaggiari col 9. Discatena è la parola che il prefetto di Forlì. Agostini gli si incolla la ruota. Il duello si annuncia appassionante. Secondo giro Agostini approfitta di un attimo di esitazione del fuoriclasse della Benelli per passare a comando. I due fanno cose pazze e si menano fendenti che fanno rabbrividire ad ogni metro. Agostini mantiene il comando fino al sesto giro, poi il portacolori della Benelli passa con rabbiosa determinazione alla controffensiva. Spaggiari, Brambilla e Milani finiscono ad un giro, anche se oggi si sono battuti come leoni per guadagnarsi le posizioni di preminenza alle spalle dei due matatori. Del resto è logico, quando ci sono Pasolini ed Agostini a menarsi botte da orbi, il resto della gara finisce in secondo piano. Il presidente della Federmoto, commendator Colucci, dà il via. Terza tornata l'inglese realizza il giro più veloce, ma Agostini replica immediatamente nel giro successivo passando in testa a condurre. Fra gli applausi dell'appassionata folla romagnola. Elwood è secondo a 55 secondi, il terzo Bertarelli è già a due giri. Azzelina 350. Questo guardando per il Trofeo e Stabilizzone. Renzo Pasolini. Al secondo classificato. Agostini, classe 500, Trofeo Marzotti, al primo classificato, Agostini,